Pizziti! Buongiorno! C'è Stanley qui con voi! Ciao Stanley! Una giornata nella città dei sogni! Amo questa città! Oh, salve signor! Si può amare una madre che lascia il figlio in orfanotrofio e 20 anni dopo gli chiede una sigaretta per strada! Dinchia! Ogni giorno arrivano centinaia di nuove fatti. Mi sa che ci stiamo riprendendo piano piano, Esisterà un anno, metà. È il papito! E perché questa gente viene a NC? È il macchinito! Fare i nuovi samurai come Morgan Blackhead e Wayne. La signorita! Maggiore il rischio, più alta la taglia. Sembra Johnny Knoxville il tizio. Ma non puoi giocare tra i professionisti per sempre. Micchia, più veloce lo devastato. Più in fretta ti consumi. Se prima non ti becchi un proiettile in testa. Aia, il dente. Oh, mi piace che comunque l'inizio non è che te lo stai facendo tu pezzo per pezzo. Sta iniziando lui la sua nuova vita. Mi piace. A parte la macchina che quando è apparsa era tutta sminchiolata. Ma è casa tua, Jackie? Ah, ci siamo presi un appartamento finalmente. Oh, ti dirò, non mi dispiace. Ti dirò che l'inizio non mi è dispiaciuto. Ma proprio carino. A parte, sai, il tablet messo così sulla mano, la macchina che era fatta di poligoni. Però supera queste cose, superale mentalmente. Non pensarci che stai vedendo questo. Il gioco a livello di trama d'ora mi ha già divertito. Ma deve essere in questo edificio. Ma che bello sto cane. Pendecos che l'hanno rapita. Occhi e orecchie ben aperti, ok? Ok. A proposito, ho una cosetta per te. Uno shard di addestramento della Militech. Ah. Se vuoi dare una ripassata ai passi di danza. Eh beh, perché no? Per qualche tiro al bersaglio virtuale. Salta tutorial. Ok, prendiamola. Certo, perché no? Tanto la nostra vita ormai va così. È il tutorial sulla macchina questo. Ah, la luce. L'albero, il giallo, il maronna. Beh, ma è Matrix. È Matrix questa roba. Ok, salve sergente. Questo corso è studiato per affinare le tue abilità di combattimento e i tuoi riflessi. Quello che imparerai qui ti aiuterà a sopravvivere e a dominare il campo di battaglia. Benissimo. Ti addestrerò all'uso di armi da fuoco, di tattiche furtive e di hacking delle reti nemiche. Ma io posso abbassare... Oh no, ho fatto cerchio. La criptazione Militech è una vera merda. Ah, ok. Ma i discorsetti motivanti ce li hanno proprio nel sangue. Ora, in posizione, verme! Muoversi, okay. muoversi! Buona fortuna, baby. Comunque, grazie, T-Bug. Ah, posso scivolare. Benissimo, nessuno me l'ha insegnato, l'ho imparato facendo cose a caso. Credo che questo tutorial sia durato anche fin troppo. Allora, niente male, Un po' lungo, però sì. Possiamo tornare agli affari. Esatto. Esci, mettiamoci al lavoro, qualche consiglio sulla tua fixer? Wakako ti ha dato dei consigli per questo lavoro. Non sono tua madre, fa quello per cui ti pago. Non è difficile. Vabbè, andiamo. Diamoci da fare. Non sono tua madre. Vabbè, c'ha ragione, signora. Chiunque sia Wakako. Ascensore, di qua. Il matto. Benissimo. Posso rimettere via le armi? Ok, forse tenendo premuto triangolo. Ok, sì, in qualche modo. Eccoci qua. T-Bug. Ah, ma se io pensavo fosse un'intelligenza artificiale la tipa. Potrebbe essere già morta. Non so se siete in tempo. Ok. Noi siamo arrivati in tempo, Bug. Tu non sei qui, ma anche tu fai parte di questa squadra. Squadra, fantastico. Siamo sicuri che non è un IA, lei? Datevi una calmata, tutti e due. Ci siamo quasi. Sì, Bug. Tu concentrati. Ok. Seguiamo Jackie, vediamo le nostre armi. Allora, ecco come faccio a non mettere le armi. Ok, mettiamo la pistola. Cerchiamo il 1237. 1237, questo cos'è? L'obiettivo dovrebbe essere dentro. Un gratta e vinci. Scusa un attimo. Speriamo non sia troppo tardi. Una pipa. Questione di vita o di morte.
Svelti. Vai via. Prova ad hackerare la porta. Riesci ok. A portarla, vi? Se quello che mi ha insegnato è giusto, forse sì. Ti levi da lì, per favore? Ok. Apri la porta. Ma scusa, ma in questo mondo ognuno può fare il cazzo che vuole, insomma, se hai gli hacking giusti. Aspetta che allora mi abbasso. Questo cos'è? Un rimbalzo MK1. Ok. Non so come si usi. Qua stavano mangiando della pizza. Ehi. Ehi. Perché non riesco ad alzarmi? Ok. Stavano mangiando della pizza incredibile, tra l'altro. Questo cos'è? Un posacenere. Ma ho visto scusami, ma io ho visto le tue armi volanti lì. Cosa abbiamo qui? Un rimbalzo, ripristina all'istantaneo, ok. Ah, sono gli steampack di questo gioco in pratica. Sta sul pezzo. Guarda se è lei. Ho capito, Sandra, dammi un attimo. Protetta da immunità corporativa Echelon 2. La nostra è altolocata. Sì, l'hanno squartata, però va bene. Impianti da 4 soldi. Cerchiamola. Risultato scansione, cadavere, stato cyberweb essenziale mancante, grazie. È come se gli avessero estratto il cuore, insomma. Navy, occhio. Altri pendejos. Altri stronzi, insomma. In silenzio, con calma. Attenzione. Oh. Ok, uccisione furtiva allora. Madonna mia, che testata incredibile. Bene, non avrei saputo farlo meglio. Già, anche perché il protagonista sono io, quindi. Che è stato? Ah, sono loro, ok. Mantieni la calma. Occhio, ne arrivano altri. Sono quasi su di voi. La lasciamo di culo. Ok, ci penso io. Aspetta il momento giusto. Fanno secco. Sì, ma non ti mettere davanti, Jack. Jackie, non ti devi mettere davanti, però. Va bene tutto. Va bene tutto, ma non ti mettere davanti, per favore. Io intanto prendo tutto quello che trovo. Oh merda, devo curarmi. Minchia! Che cazzo è stato? Cos'è stata quell'esplosione incredibile? Ok, stavolta facciamo fuori subito quello col fucile a pompa, ipoteticamente. Penso fosse il fucile a pompa. È un po' difficile mirare in questo gioco, però, eh. Minchia! Giù la testa, occhio tu, eh. Fai attenzione tu, eh. Beccati sta granata. Ma com'è possibile che mi fanno tutti sti danni incredibili? Ma le armi volanti, Jackie. Un nuovo fucile. Minchia. Ok, con calma. Devo ricordarmi che non sto giocando a Far Cry. Minchia, ma si è sciolto il tizio. Che è successo? Cosa gli è successo a sto tizio? Si è sciolto. Ok, B, aggirano e distraino. Io penso al resto. Ci penso io. Come la apro? Ok, grazie. Okay. Dammi un secondo, eh. Minchia. Come faccio a uscire? Grazie. Mi sa che l'avete seccato. Meno male. Allora, aspetta, è l'obiettivo. Pistole? Non lo so che cazzo sta succedendo io. Io non ho idea di cosa stia succedendo in tutto questo.
Sono successe mille cose tutte assieme e non ho capito un cazzo. Poveraccio questo, che fine orribile. Vediamo se posso almeno liberarlo dalla sua agonia. Ok. Non è stata una bella idea effettivamente. C'è tutto il budello di fuori. Tieni, mi dispiace. Il sangue qui ha qualche problema. Allora, queste sono tutte le armi che ho trovato. Posso smontarle, lasciarle e mi danno dei pezzi se le smonto. Questo sono io. Ho trovato un fedora, ma mi serve il livello 2 per poterlo mettere. Ho trovato anche un paio di scarpe e anche queste. Mi serve un livello più alto per poterle mettere, va bene. Allora, vediamo quale pistola fa più danno. Ok, questa è la mia tripletta di armi per ora. Ok, scusami, stavo esplorando. Qui dentro cosa c'è? Degli eurodollari. Oh, ho indovinato, si chiamano davvero eurodollari. Io ho sparato a caso. Dunque, allora, proseguiamo. Ed eccolo qui. Crepato malissimo, controlla il corpo. Oh no, tette in vista. Credo sia lei, l'obiettivo. Ci siamo, è viva. Non direi. Vi collegati al suo biomonitor, devo capire come va. Male. C'è un altro corpo nella vasca. Mi collego. C'è un altro corpo. Fa culo, chi se ne frega. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platino. Platino? Cazzo, i trauma dovrebbero arrivare appena starnutisce. Avranno disturbato il segnale. Biomonitor hackerato, firmware riconfigurato o un neurovirus. Caraco ti paga. Dovresti vedere sto posto. Ci sono vasche, ghiaccio, uncini e mannaie. Sì, fa abbastanza schifo questo posto. Da mangia scoppe? Ho capito. Controlla la neuroporta. C'è uno shuttle. Tiralo fuori. È quello che silenzia il biomonitor. Estrai. Ho trovato lo shard. Lo tiro fuori. Controlla il biomonitor. È cambiato qualcosa? Salve, Sandra. Se sei cosciente, assumi la posizione di recupero. Un'unità d'evacuazione d'emergenza è stata inviata alla tua posizione e arriverà tra 180 secondi. Va bene. In realtà c'è scritto 190, però va bene. La tua polizza premium coprirà il 90% dei costi previsti per il recupero e le cure. Pobrezza, tiriamola fuori dal ghiaccio. Va bene. Coprimi. Jack, occhi aperti, non è finita. Non sappiamo se c'è qualcuno. Ti copro io e tu vai. Sollevala. Merda. La perdiamo. Dimmi che succede. Ipotermia. Ipotermica. Cazzo, si mette male. Al volo, vi. Cos'è? Ah, la cura. Madonna, che buco sul petto incredibile. Cazzo, ha funzionato. Fuera, portala fuori. Tutta zona censurata questa, santo cielo. Devo censurare tutto qui davanti. Che palle! Fuori, sulla balconata. Così prende un po' di aria, dai, così crepa di proprio di freddo questa povera crista. Che facciamo? Che devo fare? Sono sul balcone io. Atterraggio, allontanarsi. Inizio protocollo di sicurezza. Seguire le istruzioni. Fermati sulla soglia. Eccomi, scusami. Ah, devo stare indietro, scusami. Colpa mia, non avevo capito. Ecco qua, la tizia sta male. Per favore, portatela via. Lascia a terra la paziente. Tieni. Se me lo lasciate fare, volentieri. 5 passi indietro. Adesso. Bella madonna, con calma però, eh. Libera. TT-133 a comando. Paziente NC570442 in sicurezza. Ma io posso farle vedere queste scene? Non lo so, eh. Non so se posso farle vedere queste cose. Beh, è stata un'esperienza, Jackie. L'ascensore ci porta direttamente al garage. Ottimo lavoro. Dov'è la mia arma incredibile? Scusa un attimo. Mi disconnetto. Ci vediamo prossimamente. Quel mega fucile che avevo trovato? Ecco. Ti chiedo un favore. Ti va di prestarmi la macchina?
Ho un appuntamento con Misty, ma non posso prendere la metro. Come ci faccio? Vai, non prenditi la macchina. Amico, ma non farci l'abitudine. Prenditi pure la macchina. Grazie. Che ne dici se ti porto a casa? Beh, visto che... Io sono distrutto. Ma... Visto che ti già rubi la macchina, volentieri. Ah, quasi dimenticavo. Facciamo un'olo chiamata a Wakako. Per dirle che abbiamo finito. Ok. Premi giù. Wakako Okada. Non so chi sia questa signora. La nostra cliente è sana e salva. Sta benissimo. Se la caverà, relativamente. Relativamente bene. Il trauma team è venuto a prenderla. Si rimetterà. Splendido, la paga vi aspetta. Potete, grazie signora. Prenderla quando volete, anche subito. Ma immagino che adesso vogliate solo tornare. Vorrei imparare come funziona il gioco, signora. La polizia ha circondato Watson. Il distretto è chiuso. Se volete entrare, vi conviene fare alla svelta. Ok. Grazie dell'avvertimento. Ci vediamo più tardi. Missione compiuta. Reputazione 2. Il CPD voglia mettere Watson in isolamento. Se stanotte voglio dormire nel mio letto, dobbiamo sbrigarci. Ah, ok. La quarantena anche su Cyberpunk. C'è un oggetto qui, ma non posso prenderlo. Forse perché c'ho l'arma. No, non posso semplicemente prenderlo e basta. Ci metti molto? Eccomi, scusami. Il fucile ce l'ho ancora o l'ho buttato? Mi sa che... Ecco, appunto. Ciao, fucile. Un nuovo lavoro. Ah, bel tempo stasera, eh? Non mi stancherò mai di Night City. Buon per te. Una città come un'altra, solo più grande. No, mano, non è come le altre città. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Le leggende nascono qui. Non so chi sia nessuno di quei tre. Ah, sono affamato. Prendiamoci qualcosa, che dici? Un po' di ramen? Jackie, stanno isolando Watson, ricordi? Ah, cazzo, hai ragione. Questa situazione, Sbaglio? Ah, lo sapevo, cazzo. Abbiamo un furgone attaccato al culo. Cinghiato. Non mi piace, vi. Impugna l'arma, rinfodera l'arma. Da passeggero estrarre l'arma ti permette di sporgerti dal finestrino. Dai, vi spara. Non è mica facile. Ce n'è un altro? No, sta arrivando. Cazzo, scusa! Aspetta. Sì, ma sto fucile fa schifo, cazzo. Fa schifo sto fucile. Ma porca miseria. Ho graffiato un po' la tua bambina. Scusami. Vai tranquillo. Niente, non importa. Cerchiamo solo di arrivare a casa. Ormai va bene tutto così. Ah, c'è anche l'esperienza con le armi. Come nel primo Border... Com'è che stiamo rallentando? Come nel primo Borderlands. Oh oh. Cazzo. Vanno sul set. Zona di controllo. Ok, salve signora. Watson è in isolamento fino a nuovo ordine. È una misura di sicurezza. Di già? Agente, signorina. Che fortuna averla incontrata. Ah, sì? E cosa avrei di così speciale? È bellissima. Cuore d'oro. Perché solo qualcuno con un cuore d'oro può capire quanto è importante che io torni dalla mia... Ma ci sta anche la sorridendo. Ragazza? Ah, si preoccuperà a morte se non torno. Vede, sto cercando di rigare dritto. La mia ragazza mi sta dando una possibilità. Peccato. Ma lo guardi. Non sarà un cittadino modello, ma è un bravo ragazzo. Io in realtà mi sarei stato zitto. Fali volevo passare, ma sono gli ultimi. Io sarei stato zitto per far parlare lui, però era rimasto zitto anche lui. Una buona serata, signorina. Era rimasto zitto anche Jackie, e allora ho detto forse è meglio che rispondo. Le sei piaciuto? Ti è presa una cotta per te. La fedeltà.
fedeltà alla mia ragazza le ha sciolto il cuore. Certo. Come no? Sono fedele, ho relazioni stabili. Relazioni. Mm-hmm. Senza pretese, lo sai. L'importante è quello. Fuori dall'auto, adesso! Avanti, non abbiamo tutto il giorno. Guarda me, sta scoppiando un casino. Merda, sono qui! Guardate, cazzo! Alla faccia del casino! Quelli sono fottuti. Sembra una retata come le altre. Perché quelli non sono sbirri normali. Sono Max Stark. I predatori alfa dell'NCPD. Da Max Stark. Quello mi sa che sta venendo da noi, controllo. Quei poveracci sono solo uno spuntino di metà mattina. Eh beh. Fine dello show. Sì, ma il poveraccio che ha appena perso la macchina. Poverino. Ma c'è un tizio fermo che corre. Guarda, lo vedo. L'ho visto. Era fermo così con le gambe. Se occupi il posto puoi premere per saltare la corsa e arrivare. Oh, ok. Ma in realtà voglio guardarlo. Voglio godermi un po' la zona. Ce l'abbiamo fatta. Siamo quasi da te. E tu? Non ce la fai a tornare a Haywood adesso? Tranquillo, V. Mi faranno passare. Ah, speriamo. Sei sicuro? Oh sì, farò di nuovo il gentiluomo. Basta che non passi di nuovo dalla stessa tipa. Allora sogni d'oro. Beh, buona serata anche a te, ciao. Di a Misty che la saluto. Sarà fatto, hai luego. Riportami a casa la macchina poi, eh. Ah, nuovo livello. Apri i talenti, vediamo che talenti abbiamo. Ah, abbiamo un punto attributo e un punto talento, benissimo. Ok, io aumenterei ancora il fisico, ti dirò. Ah, no, non si ha... Ah, fermo un attimo. Ok, con un punto attributo ci prendiamo un punto per gli attributi e dobbiamo tenere premuto quadrato. Con X invece ci compriamo un talento. Ho capito. Ok, aumentiamo ancora di un fisico, allora. Voglio puntare sul fisico e vediamo i talenti che cosa abbiamo. Io partirei dalla rigenerazione. La rigenerazione è importante. Beh, vediamo com'è casina allora. Bug? Dimenticavo. Un runner che conosco ha qualcosa che ti farebbe comodo. Cosa, un'arma? Ti mando il contatto. Ok. Il lavoro che ti è stato affidato è passato importante per sviluppare l'abilità di netrunning. Non ho letto perché sei andato troppo in fretta. Però non penso che ci sia un tempo per farle queste missioni. Posso farle quando voglio, vero? Ehi là, vicini, ciao. Questi distributori vendono dei burrito e della Nicola. E costa $10. Wow. E io che pensavo che la cola al market vicino a casa mia costasse tanto. Dagli un calcio, magari si apre. Vabbè, andiamo a casa. Ah, bella casina. Casina bella questa. Controlla il tuo magazzino delle armi. Apri il nascondiglio, vediamo che cosa abbiamo. Ah, guardale qua. Queste sono le cose che abbiamo ottenuto prima. Questa è la maglia di Wolf School. Sì, però c'è due di armatura, non ne vale neanche la pena. Ma il magazzino sarà infinito? In realtà questa maglia c'ha un'armatura migliore. E allora perché mi diceva che ci aveva due? Comunque, la maglia che ho adesso fa 30% di critico. Questa riduce i danni da parata. La katana fa 61 di danno, affilata e letale, attenzione a non tagliarti. 45-56, probabilità di colpo critico, probabilità di sanguinamento. Slot mod corpo a corpo vuoto. Beh, direi di chiudere qui la giornata. Certo che per aver perso tutto, comunque dai, casa nostra non è male.